grazie. Il Signore mi chiama a salire sul monte, a dedicarmi ancora di più alla preghiera e alla meditazione. Ma questo non significa abbandonare la Chiesa. Anzi, se Dio mi chiede questo, è proprio perché io possa... continuare a servirla con la stessa dedizione e lo stesso amore con cui ho cercato di farlo fino ad ora, ma in un modo più adatto alla mia età e alle mie forze. Invochiamo l'intercessione della Vergine Maria. Lei ci aiuti tutti a seguire sempre il Signore Gesù nella preghiera e nella carità operosa. Angelus Dominum Seavit Maria. Nel concepite Spirito Santo. Nel darvi il benvenuto a questa nuova puntata di Diocesi di Aversa TV, non possiamo fare a meno di rivolgere un pensiero alla nostra Chiesa, che affronta proprio in questi giorni il travaglio di un rinnovamento profondo che porterà con il conclave alla scelta del successore di Pietro. E in particolare il pensiero corre a padre Joseph Ratzinger, già Benedetto XVI, che ha compiuto un atto di suprema umiltà e fedeltà al ministero, rinunciando al soglio pontificio. Con queste parole il nostro Vescovo ha espresso il sentimento di molti cristiani della nostra comunità locale. Sentiamo di poter dire il nostro ringraziamento a Benedetto XVI, a lui uomo e cristiano che in tutto il suo cammino di fede e di consacrazione nel servizio della Chiesa e ancor più intensamente nel tempo del suo pontificato sulla cattedra di Pietro è stato e rimane per i credenti e per gli uomini di buona volontà un fratello ed un padre che trasmette al mondo la luce di Cristo. Nel vivere insieme l'annuncio del suo ritiro tornano in mente le parole profetiche che Benedetto XVI scrisse nella sua Spe Salvi. Pregare non significa uscire dalla storia, ma ci rende disponibili a essere strumenti nelle mani di Dio. Ecco, oggi questa fragilità che padre Ratzinger offre al Signore, questa disponibilità a farsi suo strumento in una maniera nuova ed estranea alla logica del mondo, può aiutarci a comprendere il mistero della sofferenza, con cui anche quest'anno, nel mese di febbraio, si celebra la Giornata Mondiale del Malato. 11 febbraio, un giorno freddo come pochi quest'anno, riscaldato però dall'umanità che si ritrova nella casa comune del Padre per offrire le proprie sofferenze, piccole e grandi, al Signore. La solenne celebrazione per la 21esima Giornata Mondiale del Malato ha avuto inizio alle ore 17:30 con la recita del Santo Rosario, a cui è seguita la celebrazione eucaristica. Al termine della messa, per ricordare l'anniversario delle apparizioni dell'Immacolata a Lourdes, ha sfilato una lunga fiaccolata che, partendo dalla cattedrale e proseguendo per Piazza Marconi, si è conclusa nel piazzale antistante il seminario vescovile con l'offerta floreale alla Madonna. Il delegato diocesano per la pastorale della sanità, Don Andrea Della Gatta, ha scritto ai suoi confratelli e ai fedeli per ricordare l'importanza della giornata, non solo come occasione di preghiera e di condivisione con i nostri fratelli ammalati, ma anche come momento forte di formazione delle comunità a farsi attente ai bisogni delle persone sofferenti per prendersene cura. La cura della sofferenza fisica, l'esercizio di una compassione e di una vicinanza che può diventare veicolo della fede, dello sguardo di Dio sugli uomini, è la missione dell'Istituto Cottolengo di Trento Laducenta, un'istituzione che da decenni accoglie persone con difficoltà fisiche e mentali. Abbiamo voluto visitarla in occasione della Giornata del Malato. La piccola casa, fin dai tempi della fondazione, si è costituita in diverse comunità di ospiti e di religiosi e ha realizzato una varietà di servizi prestati alle persone in stato di abbandono. Quello sanitario, di pronta accoglienza, il servizio a domicilio, l'istruzione e l'educazione. Tale impronta è avvenuta nell'arco di soli 10 anni da quando San Giuseppe Benedetto Cottolengo ha iniziato la sua opera. Tenendo fede agli insegnamenti del Santo Cottolengo, la piccola casa oggi risponde alle necessità dei bisogni più scoperti in linea con gli orientamenti delle politiche sociali odierne, privilegiando sempre le persone in situazione di maggiore difficoltà. Nel servizio agli ospiti viene prestata una particolare attenzione alla realizzazione globale della persona e ai processi di integrazione sociale. Oggi la piccola casa è presente in Europa, in Africa, in Asia e nelle Americhe.
nella sede di Trento La Lucenta, luogo appartato ma anche cuore pulsante di carità nella diocesi, si raccolgono le sofferenze diverse di un'ottantina di persone. Sofferenze che sono però scintilla di amore e compassione. Ecco quello che dice una volontaria dopo aver conosciuto la realtà del Cottolengo. La notte dopo, la prima volta che ci presentarono i malati, non riuscii a chiudere occhio. Non avrei mai immaginato che al mondo ci fossero persone così. Non riuscivo a capire come Dio permettesse una cosa del genere. Oggi, dopo quasi un mese che sto tutti i giorni con loro, non posso fare a meno di amarli. È troppo forte il loro bisogno d'amore che nessuno al mondo sarebbe in grado di negarglielo. Nel confronto con il dolore, con la sofferenza, nella sua trasfigurazione della sofferenza nel mistero della fede, sta il senso del messaggio lanciato nella giornata del malato. Di questo mistero ha parlato Salvatore Martinez, invitato a svolgere una riflessione sul tema Credo lo Spirito Santo, il terzo dei quattro incontri incentrati sulla fede che accompagnano l'anno pastorale. Martinez, primo laico assurto alla presidenza nazionale del rinnovamento dello Spirito Santo, ha provato a riflettere sul grande sconosciuto, come Leone XIII chiamò lo Spirito Santo. Non possiamo rendere percepibile lo Spirito Santo se non gli siamo vicini, se non ci sentiamo intimamente toccati da Dio, se, come ebbe a dire Benedetto XVI, non rimaniamo nel raggio del soffio dello Spirito Santo. E allora accogliamo questa riflessione che ci proporrà il dottor Martinez con la gratitudine, perché ci aiuterà a vivere più intensamente nella comunione con la Santissima Trinità e quindi ad essere Chiesa vera, Chiesa viva. Saluto e ringrazio con cordiale e filiale affetto il nostro Padre Vescovo, i sacerdoti qui presenti, mi dispiace volgervi le spalle, e tutti voi carissime sorelle e carissimi fratelli nel Signore. E ascoltando il Vescovo, e lo ringrazio per questa sapiente, seppur concisa, introduzione al tema, consideravo che ci priveremo della catechesi sullo Spirito Santo in riferimento al credo che certamente in cuor suo Benedetto XVI aveva immaginato. Voi sapete che era iniziato il ciclo di conferenze dedicate al credo. Il Santo Padre nell'udienza generale del mercoledì ci aveva offerto le prime tre catechesi dedicate a Dio Padre. E ho gioito quando mi è stato esteso l'invito ad essere qui presente a presentare la persona dello Spirito Santo. Certo, non per sostituire il Santo Padre, ma mi sento in speciale comunione con Lui e vorrei che anche noi sentissimo il dono di continuare qui, in questa chiesa locale, e direi ciascuno di noi, nelle nostre case, nelle nostre famiglie, nelle nostre parrocchie, il bisogno di approfondire la nostra fede. Non soltanto il suo contenuto dogmatico, ma anche direi la sua esplicitazione carismatica, quella meravigliosa fantasia dello Spirito, come era solita definirla il beato Giovanni Paolo II, che fa di noi non soltanto una chiesa, ma una chiesa viva. A Giovanni Paolo II sono specialmente legato. All'indomani della sua morte ho dedicato un libro interamente consegnato alla riflessione sullo Spirito Santo, raccogliendo tutto ciò che lungo 27 anni Papa Wojtyla ci ha donato intorno alla persona dello Spirito Santo, un magistero straordinario, il Vangelo dello Spirito Santo, ma non di meno ha fatto il Pontefice Benedetto XVI. E per dargli onore cercherò di trovare in lui, in alcune sollecitazioni che il Pontefice ci ha dato, una traccia, uno sviluppo della riflessione di questa sera. E le coordinate ce le ha già date il Vescovo. È Signore lo Spirito Santo. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita. Ma è bene ricordare, lo diceva scomodando un altro pontefice, Leone XIII, che ancora rimane
il grande sconosciuto. Questa espressione, lo Spirito Santo, il grande sconosciuto, è del 1897. Pensate che bisognerà aspettare 1897 anni per avere la prima enciclica dedicata allo Spirito Santo, Divinum Illud Munus. Lo dobbiamo ad una religiosa, si chiamava Elena Guerra. Apparteneva alla congregazione delle Zitine, ma poi un giorno lo Spirito Santo la invase. In uno dei suoi scritti, io ho avuto la grazia di presentare l'opera Omnia, di quella che venne definita da Giovanni XXIII l'apostola dello Spirito Santo. Fu beatificata nel 1959, la prima beatificazione di Giovanni XXIII. Scrisse un giorno, rivolgendosi allo Spirito Santo, «Non ti sopporto più». Vai ad incendiare un'altra anima, non sopporto più questo fuoco che tu hai messo dentro di me. Il vescovo diceva che l'accoglienza che mi avete riservata è espressione di questo calore che c'è dentro di noi. E in fondo nella Novo Millennio in Eunte, nei numeri 33-34, Giovanni Paolo II ci dice che la presenza di Dio quando preghiamo deve essere ardore di affetti e conclude in questa progressione sino ad un vero invaghimento del cuore. Ecco, Elena Guerra ci dice di questo invaghimento del cuore. E un giorno scrisse a Leone XIII, scrisse in verità 11 lettere, quelle di cui abbiamo notizia, 11 lettere, e disse: Santo Padre, convochi la Chiesa nel Cenacolo e sarà una nuova Pentecoste. Disse al Santo Padre: ripristini la novena di Pentecoste, la sola comandata dal Salvatore e la sola fatta da Maria e dagli Apostoli. Quante novene si fanno, quante prediche si fanno in riferimento ai santi e a Maria, ma una predica dedicata allo Spirito Santo, quando si sente? Ebbene, Leone XIII, per così dire, obbedì a questa richiesta che veniva da una religiosa e compie questi tre gesti. Il 1 gennaio del 1901 consacra il secolo che ci siamo lasciati alle spalle allo Spirito Santo. Attenzione a dire, ed è vero, che è stato un secolo buio, tragico, drammatico, è vero. Nel 2005, proprio a Lucca, dove ha vissuto la Beata Elena Guerra, abbiamo fatto una rilettura del Novecento in chiave pneumatologica, cioè dedicata allo Spirito Santo. E abbiamo voluto vedere in quanti modi questo secolo è stato davvero una potente manifestazione della grazia di Dio. Così che possiamo affermare serenamente che il Novecento è stato il secolo del più grande risveglio spirituale della storia. Sapete che cosa ce lo dicono? Ce lo dicono il numero dei martiri, il numero di santi, il numero di congregazioni sorte prima e dopo il Concilio Vaticano II. E dove c'è questa fioritura di grazia, dove c'è la vita, è la Chiesa che riceve dallo Spirito la provvidenza, come ebbe a dire proprio nella Pentecoste del 1998 Giovanni Paolo II. Questi interventi provvidenziali noi non possiamo non vedere, non registrare la firma dello Spirito Santo. Passiamo ora agli eventi comunitari che caratterizzano la vita della diocesi anche in questo periodo di meditazione e austerità, di solitudine dell'uomo di fronte a Dio. Nel periodo della Quaresima, ad esempio, la diocesi prosegue il suo lavoro sulla famiglia, poiché da lì nasce il senso della comunità cristiana fondata nella Pasqua. Giovedì 21 febbraio, nella prima settimana del tempo quaresimale, la pastorale diocesana per la famiglia guidata da Don Salvatore Coviello ha animato un incontro di spiritualità. Ecco il servizio di Rita Castiello. Don Salvatore, oggi la pastorale familiare si riunisce per un momento di confronto, ma un momento di confronto anche diverso dal solito, perché ci rivolgiamo soprattutto alle famiglie in difficoltà. Qual è il messaggio che volete lanciare? Quali famiglie sono quelle a cui vi rivolgete e quali ricadute questo nuovo concetto di famiglia può avere anche in un concetto di fede? Non è che oggi ci vediamo per questo problema, noi stiamo facendo un itinerario proprio di formazione e di accoglienza di questa realtà e di poter dare una mano a questa realtà delle famiglie in difficoltà e delle famiglie irregolari. Ecco perché questo. Ecco, è un problema che va diventando sempre più un problema presente nella nostra società. È un problema che la Chiesa si pone da sempre. Noi pensiamo che
già nel direttorio di pastorale familiare si è posto questo problema nel 1994, tutta la Chiesa in Italia. Il Santo Padre nel raduno delle famiglie a Milano ha richiamato tutta la Chiesa, tutte le parrocchie ad affrontare questa problematica e a cercare di creare una situazione di accoglienza anche di queste realtà che nascondono sempre delle sofferenze. Ecco, la crisi familiare è una crisi che noi tocchiamo e molte volte è una crisi che tocca non solo le persone interessate nella famiglia, ma tocca anche la società intorno ed è una ferita anche all'interno della Chiesa. E la Chiesa si pone questo problema prima di tutto in termini di prevenzione e quindi la Chiesa nella sua realtà profetica, la Chiesa italiana, ha previsto, ha indicato per tutti quanti noi un'attenzione particolare all'educazione. E poi dal punto di vista dell'accoglienza dell'altro e quindi il discorso di una ricerca delle realtà che ci toccano e che ci coinvolgono. E quindi l'attenzione del Santo Padre che ci richiama a riscoprire il fondamento della fede perché la fede possa essere motivo di speranza e motivo di carità verso tutti. Ecco, è un problema grosso, molte volte viene affrontato con una certa grossolanità, sacramenti sì, sacramenti no, ma non è questo il problema. Il problema è che queste persone hanno una sofferenza e la Chiesa in tutta la sua realtà e quindi proprio nella realtà parrocchiale deve essere accogliente di queste persone nella verità. Perciò questo percorso di formazione degli operatori di pastorale familiare e noi siamo contenti perché a questo percorso stanno partecipando anche delle famiglie direttamente coinvolte che vivono questo problema in prima persona. Dalla famiglia alla comunità, dagli adulti ai giovani. Vi raccontiamo ora per immagini il raduno degli scout presso il parco dove Papa Giovanni Paolo II, nella sua storica visita, incontrò la comunità diocesana di Aversa. To find the friend in you, and if you hurt just a little, maybe a friend will help you too. Face your doubt with unity, all the colors that you bring. Live each day in harmony, come and sing in Jambo. Hello, it's a World Scout Jamboree. Il messaggio di raccoglimento, contrizione e rinascita dello spirito nel tempo di Quaresima è affidato come sempre al nostro vescovo, Sua Eccellenza Monsignor Angelo Spinillo, intervistato da Rita Castiello. Il contatto con la sofferenza e con la malattia ci mostrano i limiti della nostra umanità, ma ci fanno tendere anche verso una promessa divina. È un'esperienza che può farci crescere nella fede? Sicuramente. La fede nasce sempre da una consapevolezza di limite nel quale ci si muove. La fede è quella fiducia in chi ci chiama a uscire dal limite e ad andare insieme oltre. Ora tutte le pagine del Vangelo, potremmo dire, ci presentano Gesù che incontra degli ammalati, oppure Gesù che incontra delle persone sofferenti per una condizione spirituale non serena, quindi anche persone che sono a un certo punto consapevoli del proprio peccato e soffrono per questa consapevolezza. E queste persone sono come conquistate da Gesù. Potremmo dire che prima ancora che lui parli come invitandoli a seguirlo, ecco, queste persone sono già attente alla sua presenza e come in grado di riconoscere che quella presenza dà qualcosa di nuovo, annunzia una realtà nuova della vita umana.
E per questo gli pongono le domande, per questo si rivolgono a lui e con fiducia, e poi accolgono con la stessa fiducia, con la stessa speranza la parola che li invita ad andare più avanti, a camminare verso una dimensione nuova del loro vivere. L'esperienza del limite sicuramente in questo senso è un'apertura a ciò che è più grande, no? È come chi si rende conto che ciò che vive non dà vera soddisfazione di vita. Sì, può magari soddisfare l'istinto di un momento, può esaltare momentaneamente la realtà della propria presenza, ma poi non dà effettivamente quella pienezza di bene. E allora sentire che c'è vicino a noi, davanti a noi, chi ci chiama, chi ci invita, chi ci mostra una pienezza di bene, di verità, della realtà a cui diciamo, ci invita a vivere con lui, che ci invita a vivere con lui, ecco, questo è sicuramente quell'atteggiamento di fiducia che si sviluppa nel dialogo continuo con il Signore. Questo ci spiega perché non è necessario che ci sia la soluzione del problema, no? Cioè Gesù non risolve i problemi, nel senso che se c'è la malattia, sì, a volte c'è il miracolo che guarisce, però il miracolo vero non è la guarigione soltanto fisica, è piuttosto il poter vivere anche quella malattia nella consapevolezza di poter partecipare alla vita con quella dimensione forte che riempie l'anima, che è l'amore alla vita. E così anche chi presenta a Gesù dei problemi di rapporti con le persone, Gesù non li risolve quasi dando ragione a uno o all'altro, insomma, no? Oppure quasi mostrando una predilezione per qualcuno a danno di un altro. Gesù invita a vivere quelle dimensioni delle situazioni, insomma, di contrasto, di fatica della vita, nella prospettiva, nell'orizzonte dell'amore, in una dimensione di carità che permette di affrontare la fatica del dialogo con una speranza tanto più feconda, insomma, di bene. Ecco, allora, avere consapevolezza del limite sicuramente può aprire all'incontro con la fede nel Signore Gesù Cristo. Questo però credo sia il grande problema della nostra epoca, perché noi per troppo tempo abbiamo fatto come finta che non ci fossero limiti. Abbiamo cercato di negarli in qualche modo, no? Oggi si dice esorcizzarli, no? Di metterli un po' a margine, quasi che l'umanità potesse vivere una sua soddisfazione per le cose di cui poteva disporre. E tutto questo, forse nel momento storico che stiamo vivendo, è come improvvisamente crollato. Ci siamo accorti che certe sicurezze economiche, certe sicurezze di prospettive di realizzazione personale, certe sicurezze anche semplicemente del poter stare in un determinato luogo tutta la vita, insomma, sono venute meno. E allora oggi siamo in quella condizione in cui dobbiamo saper guardare il limite, saperlo guardare come qualcosa che è nostro, fa parte della nostra vita. E guardarlo non con disperazione, no? A volte si sente di persone che di fronte ad una malattia quasi preferiscono rinunciare alla vita, o di fronte a problemi di carattere economico preferiscono insomma tirarsi fuori, diciamo così, perché non sanno più come fare, addirittura a volte anche per questioni di dignità, ecco, c'è grande rispetto verso tutte queste situazioni, ma sapere accettare il proprio limite è il poter guardare alla vita poi con fiducia, sentire che la vita è più grande delle nostre capacità. E non siamo noi che con le nostre potenzialità sviluppiamo il bene, è il bene che ci chiama a partecipare della sua ricchezza, della sua fecondità, in tutte le dimensioni.
Ecco, da questa consapevolezza del proprio limite, delle proprie fatiche, delle proprie difficoltà può nascere quell'atteggiamento di fiducia che rende la vita poi più vera, più reale e più ricca di bene, il bene autentico. Ricollegato proprio a tutto questo che lei diceva, questo mese abbiamo parlato anche delle difficoltà della famiglia. Qual è la sfida della Chiesa che prova a essere vicini a uomini e donne che hanno vissuto proprio il fallimento di un'unione familiare? La Chiesa è sempre vicina a tutti, no? Vicina come il Signore Gesù, anche a quella che è la realtà più debole dell'umanità, anche ai peccatori, insomma. La Chiesa con il Signore Gesù, con le parole dei profeti, con la Sacra Scrittura, condanna sempre il peccato, mai il peccatore, ma tende, per così dire, sempre al peccatore la possibilità, l'invito, l'accompagnamento per una conversione. La Quaresima è il tempo proprio della conversione, del poter dire faccio penitenza, cioè mi pento di ciò che ho scelto come assoluto della mia vita e che poi si è rivelato invece una forma di limite, di sofferenza, e mi apro alla grazia di Dio, alla presenza del Signore. E allora la Chiesa va incontro certamente anche a chi ha vissuto e vive, perché penso che sia un'esperienza che non si chiude nemmeno con una separazione, insomma la si porta poi sempre dentro, no? E chi vive, ha vissuto questa lacerazione di ciò che magari aveva pensato potesse essere la ricchezza della sua vita e invece poi ne ha sperimentato tutto il limite. È vicina perché siamo consapevoli di quelle che sono le debolezze, le fragilità proprie dell'umanità. Certo, forse la Chiesa, mentre è vicina e accompagna anche questa fatica, continua però a ribadire, a proporre l'attenzione alla realtà dell'amore che vive anche nella realtà del limite delle persone. Le persone che noi incontriamo, che noi amiamo, sono persone che come noi hanno dei limiti, no? Quando si dice di aver incontrato la persona giusta, ma giusti al mondo non ce ne sono molti che io sappia, insomma. Penso che giusti effettivamente non ce ne siano, nel senso di persone che sono perfettamente adatte ad una situazione, ad una persona. E se anche questo fosse, il limite dov'è? È nel fatto che è sempre relativo ad una persona, cioè è giusta per me, vuol dire che in qualche maniera mi serve, vuol dire che in qualche maniera la valuto quasi come una utilità. E invece l'amore, quindi il matrimonio, la famiglia, sono un cammino che si fa insieme. Nel cammino si può andare speditamente, come a volte si può inciampare, a volte si può essere un po' stanchi, a volte si può affrontare con incertezza nell'orientamento un percorso di via. Insomma, la vita dell'amore è questo camminare, questo andare sempre avanti con fiducia, l'uno nella disponibilità, nella buona volontà dell'altro, sapendo che questa disponibilità è però anche segnata da quelli che sono i limiti di un carattere, delle situazioni in cui ci si trova, situazioni che a volte incidono pesantemente sulla vita di ciascuno di noi. E allora la Chiesa deve ribadisce che il modello grande dell'amore è Dio stesso, è Gesù, il Signore Gesù, che sa amare fino a perdonare dalla croce i suoi nemici. Ecco, lì è come dire un desiderio di continuare a camminare insieme. E non è sempre facile questo, per carità, e allora c'è tanta comprensione e sostegno verso tutti, ma il modello rimane quello grande, l'amore di Dio per l'umanità.